Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Lo sgomento, lo stupore, il senso di disorientamento che vi pervade in questo momento ha un nome ed è lunedì. Lunedì mattina. Il nome è lunedì di questo, diciamo, di questa sensazione che provate. Quello passa con Certo. Già domani, diciamo, questo dovrebbe calare, dovrebbe migliorare. Senso di disperazione. Sì, leggermente. Di confusione mentale. Esattamente. Allora, buongiorno. Siamo peraltro in diretta Facebook sin da adesso. Sì, siamo da in diretta subito, da subito proprio. Quasi a tradimento. E fra poco anche su quella del ruggito del coniglio. Buongiorno, benvenuti, un saluto da Marco Presta. Un saluto da parte di Antonello Dosi. La mia giornata è iniziata proprio un disastro, non trovavo le chiavi della macchina. Guarda l'aspetto positivo, la tua giornata è iniziata. È già una cosa. Vabbè, se la metti su questo piano. Ma è l'unico piano, credimi. Tu sai, no, con i nostri orari sono tutti organizzati, sai il minuto, se no la diretta, come faccio ad arrivare. Non trovavo le chiavi della macchina. Quello è brutto. Io poi sono maniaco, le metto sempre negli stessi posti. Ma chi le aveva toccate? E mi erano cadute dalla tasca sabato nella macchina di mio marito. Come fosse, diciamo, un presagio, ecco, in qualche modo. Cioè, non, oggi lascia perdere. No, ma sai, sai che, allora, adesso... Scusate. Un'inutile riflessione. In genere c'è un secondo mazzo di chiavi. No, tutti abbiamo l'automobile, no, abbiamo due mazzi di chiavi, perché... quando vai a comprare l'automobile ti danno due mazzi di chiavi o la casa che la produce o colui che te la vende, se è di seconda mano ti dà il secondo mazzo. Ora io sfido chiunque a sapere immediatamente con certezza do cavolo sta questo secondo mazzo. È vero, io se tu me lo chiedimelo, dove sta il secondo mazzo di chiavi? Non lo so, Antonio, non lo so. Allora dovrei chiedere a mia moglie, la quale dice la macchina è tua. Ecco, insomma, è una situazione delicata. Comunque, pure questo ci devo pensare. Pure questo, ed ha ragione. Allora, però, la notizia oggi con cui vogliamo accogliere riguarda la prima colazione. Sì. C'è uno studio del King's College di Londra. Roba seria. Attenzione, che sostiene che per dimagrire, quindi cosa importante in questo periodo, per dimagrire la colazione va fatta dopo le 11 del mattino. Capito? Non adesso. Ma dopo le 11 del mattino. Dopo le 11 del mattino. Ora, se sei Gianluca Vacchi, che diciamo la verità, non fa una mazza tutti i giorni, ti alzi alle 10:30 e fai colazione dopo le 11. Ma se no, come si chiama aperitivo pranzo dopo le 11? Per dimagrire dopo le 11. Ma allora io vado oltre questa intuizione e dico: allora volete dimagrire? Fate la prima colazione intorno alle 22 la sera. Perché la colazione è il primo pasto. Esatto. Allora tu la fai alle 22 la sera, poi vai a letto e fai solo colazione. Gli altri due pasti non c'entrano. Vabbè, diciamo che e dimagrisci, le calorie sono di meno. Esattamente. Allora andiamo oltre il King's College. Fate colazione, amici, non alle 11 di mattina, ma alle 10 di sera e vedrete che si risolve. Che fai col cellulare in mano? Vorrei ringraziare i 171 temerari che in questo momento ci stanno guardando in diretta Facebook. Ma veramente? Poi ho condiviso sulla mia pagina privata. Sì. Vedi? Io sono calati. 170. Non lo dire più perché sennò andiamo negativi come la temperatura di Bolzano d'inverno. Siamo ancora in diretta Facebook, però amici, qualora abbiate il coraggio di guardare uno spettacolo avvilente, diciamo così, sono le 7:50 minuti 25 secondi e dobbiamo iniziare questa puntata Generoso Popolo di Rai Radio 2 prendendo atto che è stato realizzato un nuovo grande record italiano. Ai. Dopo la vittoria agli europei, dopo il trionfo di Jacobs alle Olimpiadi, ebbe un nuovo grande record nella
specialità referendum catastrofici dopo il grande risultato che già aveva ottenuto Renzi. Come no, come no. Nel 2016 siamo riusciti ad andare oltre, a fare di più e a realizzare un flop ancora più apocalittico, affluenza alle urne al 21%. Ma neanche. Ragazzi, già a mezzogiorno per il referendum era notte fonda, con un misero 6,6% di partecipazione al voto. Si è realizzata, dobbiamo dire, però una bellissima sinergia tra politica e cittadinanza, tra cittadinanza e politica. No, spiega. Allora, le questioni di coscienza, sì, no? Quelle sulle quali dovrebbe essere chiamato a votare il popolo, tipo, che ne so, l'eutanasia, la caccia, la cannabis, in passato l'aborto, il divorzio, no? Ecco, questo genere di questioni, ebbene, se le discute il Parlamento, così, in tranquillamente, gruppo ristretto, esatto, fra di sì. loro. Quelle invece più squisitamente tecniche, come questi referendum sulla giustizia, su cui dovrebbe votare il Parlamento, formato da persone preparate su questi argomenti, questi li affidano al giudizio del popolo, che naturalmente e giustamente ne sa poco. Straordinario, devo dire, veramente. Senti, ma tu sulla siamo in mani sicure, siamo delle in mani 25 firme per candidarsi per il CSM. Io ho fermato ti sei creato la signora Betta nel mio palazzo e ho detto: signora Betta, secondo lei queste 25 firme per candidarsi al CSM le vogliamo confermare? E lei ha parlato mezz'ora citando grandi giuristi britannici. No, certo. Insomma, voglio dire, è normale. Peraltro, caos a Palermo. Sono mancati ai seggi oltre 150 presidenti e l'apertura di questi seggi è stata ritardata di ore, anche di 7 ore. Però, detto ritorni più tardi. Sì. Cioè, sono cose che possono succedere, specie se c'è una partita di calcio. Soprattutto se c'è una partita di calcio. Sì. Ma dobbiamo imparare dagli errori. Hai visto questo cambio di tono? No, io ti faccio i complimenti. E fare prevenzione in maniera coscienziosa. Bravo. Prevenzione per il futuro. Per il futuro. Alla prossima volta gli elettori faranno bene, per non correre rischi, a portarsi le cabine da casa? Sì, le matite copiative. E le porti. E forse anche le schede da casa. Ecco, forse, ma quello già secondo me alcuni lo fanno. Lasciamo stare. Ma no, lasciamo giustizia, orologeria. Lasciamo stare. Siamo in diretta Facebook, amici, coraggio, facciamocene una ragione. E ragazzi, è successo qualcosa di incredibile. Questo non è un lunedì qualunque. Incredibile, è stata trovata la cura contro il Covid, contro chissà quante altre malattie. Non si tratta, come si potrebbe pensare, naturalmente, delle staminali, delle monoclonali, di tutte queste cose inali, tra cui anche i mondiali di calcio. No, non si tratta di questo. La cura miracolosa qual è? Qual è? È l'assunzione all'AMA. All'AMA? L'AMA. 200 dipendenti della società che gestisce la raccolta dei rifiuti della capitale, l'AMA, appunto, sono miracolosamente guariti immediatamente dopo un'indagine degli ispettori sanitari. Boom! Subito guarita, una cosa meravigliosa. È bello, sì. Allergie, mal di schiena, qualunque cosa, è sparita all'improvviso, tutto è stato cancellato in un attimo. Sembra che adesso negli ospedali italiani verrà allestito il reparto assunzioni all'AMA, dove portano i casi disperati. Ah, li portano lì, e lì si miracolano. Entrano in questo reparto e lì subito, boom! Diventa un santuario. Guariscono immediatamente, praticamente. Intanto siete cresciuti, siete 280 in questo addirittura momento. Ragazzi, è un trionfo. Però dobbiamo dirlo, sempre in diretta Facebook, c'è del sintetico in Danimarca. C'è del marcio. Adesso in Danimarca c'è del sintetico. C'è del sintetico. Arriva la fabbrica del latte sintetico. Oddio, che schifo. Latte senza mucche. Ma veramente? C'è una startup israeliana, stanno investendo questi soldi, 120 milioni di euro, per produrre latte vero al posto di 50.000 mucche. Ah, però. Capito? Ah, però. Insomma, i robot non sostituiscono solo gli uomini nelle fabbriche, ma anche le mucche negli allevamenti. È incredibile. Questo causerà ovviamente un fenomeno di disoccupazione bovina che dilagherà nei prossimi anni. Disoccupazione bovina. Si possono già prevedere già ora delle manifestazioni di frisone nelle principali città del mondo. Cioè, queste frisone che marciano. Certo, gridando, ma che arma di protesta hanno le mucche, scusa? Quale? Ma che dai, la Molotov biologica.
Ah, è vero. Da lì scarica, no? La Molotov. Sì. Quindi dopo il latte vaccino berremo il latte svaccato. Eh sì, senza vacca. Smucato, sì, diciamo. Smucato. Poi si arriverà alla bistecca smanzata. Sì, probabilmente. Vi terremo informati, insomma. Vabbè, qui c'è un articolo molto interessante sulla rivista Grazia. Ah, però. Sì. Che cita un sito di psicologi. Sì. guidapsicologi.it. Benissimo. Dove si affronta il problema delle fobie dell'estate. Si affronta? Sì. Quali sono queste fobie dell'estate? Allora, ce ne sono alcune ricorrenti. Uno è la talassofobia, paura del mare, dell'oceano, del piccolo specchio d'acqua. Basta non andare in vacanza al mare, certo, io in montagna. In montagna, insomma, ecco. Poi c'è la disabiliofobia, paura di spogliarsi. Beh, quella di mostrarsi in pubblico. Ce l'abbiamo tutti, eh. Ma uno può sempre mettere il velo, sì, no, addosso. Molto, molto. Però certo, questa paura un po' c'è, diciamo, sì. Poi c'è la paura di volare, l'aerofobia, di prendere gli aerei. Certo. L'odofobia, una paura irrazionale in genere del viaggio. Oddio, chissà cosa può succedere. Ecco. L'acrofobia, paura delle vertigini se vai in montagna. Vedi come l'estate proprio è la stagione più inguaiata di tutte. Paura di farsi male, sì. Paura di non avere le medicine necessarie. Paura dei prezzi dei ristoranti, sì, di pesce, per dire. Paura che te s'accolla un parente. Certo, certo, certo. Possono essere infinite le paure dell'estate. E allora esorcizziamo queste paure tutte insieme, visto che l'estate sta iniziando. Sì. Chiamate l'800 800 002, sì, e raccontate senza vergogna, senza vergogna, della vostra fobia dell'estate. Che ci abbiamo vergogna anche noi? Anche una fobia stupida. Fobia mi entrano i ladri in casa, per esempio. Si seccano le piante. Beh, certo, possono essere tantissime queste fobie estive. Raccontateci la vostra. Chiamate l'800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook del Ruggito del Coniglio Rai Radio 2, su cui sarà peraltro disponibile la diretta di Facebook del nostro editoriale. 1 2 1 2 Radio 2.